Amici, se mi ascoltate voglio raccontare un fatto che mi succedì a mia cugnuri mio e voglio un frutto in testa chiazza e come si comportava con me. Davi tant'anni che faccio una vigna per un margio di gramigna annichiluto. Lo padrone si vide alla vendigna ma non mi dezze mai nulla aiuto. Chissà se lava mi sparta a metà dallo parmento mi piglia lo primo. Se meritava pigliata a puntate cammia mi dava dell'ultimo vino. Voi sapete che una volta quando si spartiva vino prima pigliavo padroni e poi pigliavo coloni, ci dava tutta dalle marra brutta, li trattava in questa maniera, ma ora finirò di tempi. E due miracoli non ti poteva fare che via li reschi come lo scursone. Ma tu lanci facivi li pregheri non ti voleva sentare ragioni. In annannaggio non aveva vento facendo di meglio e meglio li lavori. Oggi giornate chi passava stento era sempre appantanato di sudori. Amici, sempre lavorando con acqua e vento e pane senza pane, acqua e cerda di fosso per poter riportare una famiglia avanti, ma io come schiavo ne trattava sempre. A poi venne il mese di Natale, voi lo sapete onde c'è figlioli, pianta la casa n'aveva denari, per me c'è accatto chi ci vuole. Voleva prendeva in di lui padroni, se mi li presta 20.000 lire, quando vendo lo vino si li tene, calavi chiusi in tale socantini. Allora andiamo con tuo marito e moglie, senti, fino a queste feste di Natale, sti picciriddi sanno ricordare queste tali giornate. Come facciamo? È buono, mi ci accattavano un crapetto, un capone. Senti, Rosa, e come facciamo? Se noi non avevamo manco, mi accattavano un pezzo di pane. Ma sai, sto sforzo l'ho a fare, perché i padroni come i tratti i vidi, e quindi andiamo a comportare in questa maniera. Dici che tu che dissi me, mogliere, che certamente sapevo obbedire, che giustamente cu voli favori, è giusto che per fare li doviri. E tubi tubi bussa i luportoni, e l'acqua che giovia zuppa verdani, che l'aula serve si piglia u capuni. La porta e mi da saudani. E se ho fuoco mio ci portai sto caponello con tanto piacere e mi trattavo come un groccolo, che fuori mi trattavo come un ribambito, ma insomma questo sono i padroni. Ma se non cala, dopo un pezzo mano male che calavo. E dopo ritornavo a Natrapeli, mi risentì poi i risarbatori. Ci disse voleva parlare con l'ognori, se per favore mi facino bene. Dopo un pezzo mi feci trasire, era bagnato fino ai garruni. Non disse manco perché notti seri, trattavo meglio di mia Luca Puni. Quando vitte che sto ignuro non mi tratta di nulla maniera, solo perdia un capone e perdia un porco la corda qua. Volevo mi esprimo mi incicciare questi soldi, ma come avevo a fare? Ma in tutti i modi mi insardai e incicercai. Signori nudi, voi voglio un favore, se mi prestate 20.000 lire, voi lo sapete che posso pagare. Si le tene,
tu mi rispondi io, quando mi sei riso. Senti, non dai i soldi che io, fammi venire tua moglie domani. O Mario Cristiano, perché non ci pareva che mia moglie era una creatura e non ci pareva che ambroglia. O io forse mi faccio spuntare le cose, farre volate senza spiegare. Che le cose contro un malocchio, no? A voi io non dai calinari. Tra 12 giorni manda tua moglie. Caspero mi la posso accontentare. Spero mi ti lo faccio lo favore. Quando è alla casa te credere. Sto fatto non ci contai a me moglie. Rosa sa che mi dissi lo pagione. Mia moglie è donna onesta e figlia da gente buona, mi rispondevi in sta maniera. Io non voglio manco muovere, di sto disgraziato. E mi rispondi così. Vadinci che ti fai un campione, subitamente ti vendi lo vino. E mi ti torna pure lo capone, ma io non voglio manco mi lo vedo. Cavi tant'anni e nove timo bene, con le terre che pigliamo abbandonate, capiciamo lavori a non finire, e mi scassamo tutti i terreni. Amici, era Margiali, che manco le crape stavano da ninja, e ogni tanto, tanto era lo bisogno che la vita era stretta, aveva a partire con un panareddo, per mettere in dugnuri, con due fica mulingiane, con due pira, che una volta sapete che capitava, mentre ingianava due portone e dugnuri, mi virte in tuo specchio, con tutto panare un cuore, ci sei un buongiorno vestito di ognurino, con tutto panare un cuore, mi pareva che era ognuno con panare. Guardate quanto eravamo lodduti in tante campagne morte di fame, a gente troppo zotica, troppo arreto, ma ora signore in dia, privo l'occhio. Sempre lo zappone che non aveva terra mi metteni o vari paschettini a talo capone e poi come schiavi mi indeteni. Ma poi quando era l'ora di indignare un pattore voleva mi ci levavamo un coverciello in testa dopo una giornata di lavoro. Se aveva a partire una sventurata mi faccio 5-6 chilometri a piedi, mi ci leva la regina in testa, non mi mentimo su paca varcatura. Casa Saccaria si rovina e un signorino maltrattato non sa poter mangiare. Ora non maltrattato e non crudo e non fatto di mangiare più, che terra ci abbandonammo. In testa per me ci levo la ragina, non mi lamento su palusumeri. Per chi sa Saccaria sta rovina, e già diventa come lo fumere. Ora finirò l'ove li capuni, finirò lo tempo che schiavi di teni. Li conoscimmo caso in un brogliuni, e ognuno face come un cicun bene. Amici, questi erano ignori una volta e li trattavano in sta maniera. Margiali, terre abbandonate e noi morti di fame in tante campagne e campagne, tante pogliaredda quando l'acqua gioveva su pavaddane, di lampi e di trona, con morsi di pane russo, credo che a qualcuno di voi a mezza sta popolazione sul ricorda du paniceddo russo, du paniceddo di crazza, e ognuno ha la sigaretta notturna, mi ci pote pigliare un sonno, e non andava a male pere con un sapone dei mani, morti c'è dei siti e figlioli morti di fame. E dopo tanto tempo che vai mi ci cerchi i sordi ognuri, che avevo vino chiuso in tautti guido, mi trattavi in sta maniera, mi voleva fare ancora, amici miei, non ho vergogna, mi dico, mi menecino le cose contro un malocchio, e sapete quali sono le cose contro un malocchio, che i male l'hanno in due fronte, è vero, amici, vi saluto, che non ho altro che mi vi dico, ma io ho trattato buoni ognuri, e ho frusto ghiazza ghiazza, io vi saluto e sogno Salvatore di Poli, che sto mi succede a mia, ho 49.